Ehi ragazzi, benvenuti a live. Oggi non sono solo, ma c'è con me qua Ovidiu. Ciao. Che è della Romania. Sì. Ma parla italiano. Ciao. Che lingua parli? Ciao. Italiano, francese, inglese, rumeno. Russo? No. Sardo? No, non ancora. Neanche. Insegniamo. La lezioncina. Avellavellu si dice, piano piano. Allora, oggi siamo qua in aula, ci vedete tutti qua, che stiamo facendo un... ti ho mandato una mail, prova a aprire il link, certo. Così iniziamo con quel video. Iniziamo quelle parti di lezioni dove abbiamo degli ospiti internazionali speciali che si occupano del futuro, del, non solo dell'odontoiatria, ma del digitale in campo medico. Ok, in campo medico significa che le tecnologie non vengono usate solamente per studiare dove mettere gli impianti dentali, ma vengono usate anche per fare, che ne so, altri tipi di chirurgie. Ok, che sia colonna vertebrale, oppure chirurgia vascolare, macro, microvascolare, oppure che sia chirurgia di trapianti, per esempio. Le stesse tecnologie stanno aiutando un pochino tutto in questo settore, tutto il mondo. Se è una vera, si può parlare di rivoluzione? Io direi sì, una rivoluzione digitale. Industriale. Anche, se ci limitiamo al settore medicale, praticamente abbiamo dei vantaggi fantastici. Per esempio, se abbiamo dei casi complessi dove qualcuno dovrebbe operare un problema vascolare, prima direi il dottore non aveva la possibilità di avere in mano un tale prodotto ed praticamente doveva tagliare sul paziente vivo sotto anestesia per vedere, verificare esattamente la situazione. Flashback, lui chi è? Si occupa praticamente di... lui è un tecnico, un perito industriale, potremmo dire, specializzato nei macchinari che... 3D. 3D, di stampa 3D. Lui gira, dimmi un paese dove sei stato di recente. Moldavia, Romania, Ungheria, Germania, Italia. Di recente. Continenti? Quest'anno Europa, direi. Quest'anno sei focalizzato sull'Europa. Fino a questo punto. Ok. Sei stato in Italia, mi hai detto, che facevi in Italia? In Italia abbiamo un partner in Veneto che si chiama Sisma, una compagnia che sta producendo sistemi laser. È una delle più grandi a livello mondiale nella stampa, una tipologia di stampa dei metalli, per esempio, metallurgia, fa anche per esempio l'oro, stampano gioielli, stampano dentale. Stampano vari attrezzi industriali. Attrezzi industriali, parliamo di attrezzi industriali, quindi significa di macchinari che servono a produrre, certo. A far produrre i produttori, esatto. In dettaglio. Stiamo parlando praticamente di accessori o componenti che danno una mano a produrre in un modo migliore, più veloce o meno costoso, ma non parliamo a questo punto del prodotto finale. Se non parliamo di applicazioni medicali, dentali o aeronautiche. Ok. Ciao. Siamo ritornati. Ok. Nel dettaglio tu che facevi? Che fai? Installazione anche? Praticamente io sono. Riparazione. Io sono uno dei. Se no, se ci sono altre 2000 persone qua che ascoltano. Sono dei titolari di una compagnia romena che si chiama New Technologies. E infatti la mia posizione ufficiale è Development Manager, infatti. Sviluppo, fai sì, ricerca. Esatto, dovrei trovare quelle tecnologie, quelle soluzioni che potrebbero dare un vantaggio strutturale ai nostri clienti nei confronti del loro competitor. Ok, stiamo già parlando difficile. Sì, ok. Allora, mi occupo di vendita, training, anche appoggio tecnico per i nostri clienti. E startup, per far iniziare le imprese tecnologiche. Da zero proprio. Lui fa i settaggi di tutte le linee di produzione, conosce i macchinari, li installa, crea i trainer e i trainer che poi stanno un periodo con le aziende finché camminano da soli. Esatto. Okay. Perché le nostre macchine non sono macchine semplici. Molto complesse sono. Dal punto che consigliamo una macchina abbiamo dei giorni, dipende dalla macchina, 2-3 giorni fino a una settimana e poi rientriamo dopo 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi. Parliamo di un settore, aggiungo, che in sviluppo veramente veloce, tipo 3 anni fa certe cose non c'erano, erano completamente diverse, quindi non c'è neanche l'università che riesce a stare dietro a queste cose. E poi, solo per dare un esempio, mi serviva la mano. La mano, dove è finita? Esatto. La mano, ho rafforzato la mano. Perfetto. Sparita una mano. No, alziamo la mano. Questo tipo di prodotto infatti si può fare con una sola macchina a mondo a questo punto. Prendo una compagnia americana che si chiama Stratasys, che è infatti la più grande compagnia nel settore di 3D printing,
Ma che? Non solo dentale biomedico, no, parliamo industriali, di automobili, di aerei praticamente, abbiamo dei pezzi stampati che si montano direttamente negli aerei. Mm-hmm. E a livello di complessità, a livello di quanto vero sembra un pezzo, a livello d'aspetto, questa tecnologia è unica perché stampa con sei materiali distinti al stesso tempo. Sette, esatto, però sette materiali di distinti. Modellazione. Esatto. E la cosa interessante è che i materiali possono essere, vedete, anche flessibili. Esatto, possiamo fare rigido, flessibile, trasparente, opaco, vari colori, e parliamo di full color. Significa anche se vogliamo mettere la foto di qualcuno su un pezzo, la possiamo fare. Possiamo replicare anche una faccia di una persona, esatto, che magari ha perso mezza faccia e si incastra con degli impianti magari, e ridiamo una vita sociale a quelle persone. Lì ne abbiamo un po' di strada da fare ancora. C'è ancora, però da livello tecnico a questo punto sì, potremmo stampare qualcosa molto simile a una faccia di una persona, che forse da una distanza di 2-3 metri uno non è capace di distinguere, però non avrà la funzionalità, non avrà la durabilità. Però l'iPhone lo sblocchi. Sì, l'iPhone è stato sbloccato con un pezzo stampato sulla nostra macchina. Pezzo stampato. La Stratasys è leader in questo settore, sì, a livello mondiale. Forse c'è la 3D System, l'altra casa che sta affannando. Io direi più o meno la seconda, però a questo livello di realismo e mix di materiali siamo unici. Esatto. Dall'altro lato, capita bene, per fare questo serve tecnologia. Ma ci sono, in questa rivoluzione industriale che sta avvenendo, tutta una nuova di mestieri, una serie di mestieri che scompaiono e che nascono. Okay. Esatto. Tra questi mestieri che nascono, se parliamo di industria, quindi non di biotecnologia, ma di tecnologia industriale, di tecnologia degli oggetti, chiamiamo così, abbiamo per esempio i designer industriali che producono ogni singolo pezzo, oppure la sedia che sia al tavolo, vengono tutti progettati e poi mandati in stampa in serie. Ci sono invece altri pezzi che non sono in serie, non possono essere stampati in serie perché sono individuali. Quando parliamo di corpo umano, ogni terapia, ogni pezzo che poi andiamo a montare in bocca, parliamo di prodotti che sono individuali. Quindi quello che succede è la nascita di una serie di professioni, che ne so, dall'assemblaggio di macchinari, alla vendita di macchinari, alla costruzione per esempio di centri di produzione dei pezzi, ma in cloud, sulla nuvola, sta nascendo una professione che è quella dei designer in campo biomedico di parti di corpo umano. Le stampanti possono stampare cose che già esistono, quindi che ne so, faccio una radiografia, una scansione del corpo umano, una radiografia, la posso stampare, oppure posso riprodurre un pezzo che già esiste ricavato dalla, per esempio, dalla ecografia. Posso anche stampare ecografie, non solamente radiografie. Posso stampare un pezzo e fare magari l'intervento prima ancora di eseguirlo, oppure stampare la mandibola e andare a fare gli interventi sulla mandibola prima ancora di operare sul paziente. Per fare l'esercizio? L'esercizio, l'esercitazione, oppure posso addirittura confezionare degli impianti dentali che non sono più le classiche viti in titanio industriali che vengono fuori da un filetto di titanio, ok, che viene fresato a ruota di collo, ma ci sono degli impianti che sono personalizzati, che prendono esattamente la forma in titanio di quella che è la parte ossea dove si deve attaccare o i denti, o l'arto, o la mano, o la gamba bionica. E lì parliamo di bionica, dove posso installare anche all'interno di questi materiali dei sensori di pressione, posso installare dei sensori che quando mastico, e noi stiamo a lavoro in questo settore, ci danno l'input, il feedback sulle nostre fibre nervose di quanto forte sto stringendo. Okay? Lì parliamo di bocca bionica. Sono pochissime i designer a livello mondiale che stanno sviluppando questa collaborazione. Iniziamo con questo video. Sì, audio no. Abbiamo? Eccolo qua. Va bene. Si vede a monitor, sì? Sì, sì. Non si vede, solo che non si sente. Vediamo, proviamo a mettere. Luce. We'll be right back.
stanno raggruppando, ok, a livello mondiale si stanno raggruppando i migliori designer in ambito biomedico per la produzione di quelli che sono i design delle parti medicali. Ci abbiamo dall'India, ci abbiamo dalla Russia, ci abbiamo dall'America, dal Sud America, ci abbiamo designer che producono denti, designer che producono orecchie, nasi, che producono facce, che producono mandibole, che producono arti. Quello che rimane in questo quello che nasce in questo settore è intanto il macro dei designer in ambito medico, poi ci sono quelli specializzati in dentale, quelli specializzati per esempio in cardiochirurgia, quelli specializzati nello scheletro, quindi ortopedico, nel settore ortopedico. Sono tutte, vi dicevo, dei designer che lavorano su pezzi individuali. Qua parliamo di macchinari, sì. Ok? Qua stiamo parlando di designer e sono due cose complementari. Forse dare una breve introduzione a questa tecnologia. Noi parliamo di macchine, sì, che hanno un controllo numerico, che infatti abbiano bisogno di una geometria che devono realizzare. Allora, per avere quella geometria, qualcuno deve prendere delle informazioni, lavorare su quelle informazioni e tirare fuori un risultato. Per esempio, un paziente si può scanalizzare 3D per ottenere un'informazione che il designer può modellare poi per tirare fuori, per esempio un lavoro dentale. Un braccio, che faccio? Una copia di questo braccio e faccio il mirror, lo specchio. È un po' tanto. Fatto semplice. Sì, però sì, semplificando tanto la discussione, è possibile fare questa cosa. Già noi nel dentale lo facciamo, sì. Quando abbiamo, per esempio, noi abbiamo delle librerie salvate negli hard disk, esatto, di denti di persone reali. Sono delle librerie di dentature naturali che erano di un'altra persona e li possiamo montare e stampare su uno di voi. Ok, quindi abbiamo i denti quadrati, quelli rotondi, quelli si potevano inventare, però perché inventarli quando basta scannerizzare dei denti naturali? Sono perfetti, non hai bisogno di inventarti nulla, è già lì. Abbiamo sviluppato delle librerie di denti naturali che girano su questo gruppo di designer. Ogni giorno stanno venendo catalogate un sacco di librerie, scannerizzate un sacco di librerie, stanno venendo messe nei gruppi e si può andare a scannerizzare o parti di altre persone oppure parti di se stessi e quindi andare a replicare alcune parti di corpo. È una rivoluzione. E poi l'utente va praticamente in linea, si sceglie l'informazione che gli serve, come per esempio il pay per view, vai su tuo TV, prendi un file che ti interessa e lo apri. Da questa parte vai, cerchi delle geometrie che ti sono utili, geometrie che vuoi stampare, scegli una geometria, la porti sul tuo computer, la verifichi se è corretta, se non ha dei problemi, se non ha degli errori, se è adatta al tuo progetto e poi la puoi produrre in maniera digitale stampando la 3D. Puoi stampare anche Barbara D'Urso, volendo. Ok. Forse se mi date un secondo vi trovo qualcosa interessante. Capite? Si aprono degli scenari incredibili, nel senso, voi pensate alla rivoluzione di tanti settori industriali che sta portando la stampa. La stampa, per esempio, chi va in guerra, Stati Uniti, mandano l'esercito, calano anche una stampante per i metalli che, se si inceppa l'arma, sostituiscono il pezzo stampandolo, non lo fanno arrivare dall'America. Solo un'informazione, okay. Per esempio, questa è una cosa che è stata mostrata al Fashion Week di New York. Parliamo di un attore, di un cantante, si chiama Jared Leto, e infatti a destra è il cantante, a sinistra è la sua testa stampata 3D. Che viene scannerizzata, esatto, e poi stampata con delle macchine. Le macchine ora sono piccoline, ma stanno facendo passi da direi da gigante. Abbiamo anche macchine da un metro cubo, e ci sono anche macchine più grandi, però... Ma sì, però pensate quanto tra 3 anni sarà facile magari trovare in casa di ognuno di noi una stampante, e alla fine uno che fa? Si compra i file e se li stampa. Quindi nascono cosa? Gli store online dei file. Le persone acquisteranno file, se li producono là, ti serve, che ne so, set di pentole, ti stampi la pentola. Possibile. Ti serve riprodurre la chiave, è meglio avere il chip, che la chiave, te la copia la chiave. No, ma già esistono per esempio i nostri fornitori italiani di sistemi stampati di metallo, stanno collaborando con delle aziende che fanno delle chiavi uniche. Infatti ogni chiave ha una geometria unica che viene stampata 3D. E infatti a riprodurla sarà una difficoltà abbastanza grande per la complessità della geometria, per dei canali che hanno dentro, e praticamente in questo modo si proteggono i clienti un po' di più, perché quasi nessuno senza una stampante 3D metallo può copiare quella chiave. Oggi una chiave normale la porti in un magazzino, qualcuno te la rifà in 3 minuti, una chiave complessa stampata 3D no, non ce la fa.
così ti portano più sicurezza e più tranquillità. Quale altra curiosità ci puoi raccontare? Che tu ne vedi tante. Sei mai stato in una clinica? Tu giri anche cliniche, hai visto cliniche in giro per l'Europa? Sì, come no, abbiamo anche dei altri partner con cui stiamo lavorando per le stampante 3D. Oggi uno dei nostri partner che si chiama Bego, voi utilizzate i loro materiali, sono capaci di stampare dei denti finali. Cosa significa praticamente? Se uno manca un dente, arriva da un dentista che gli fa tutto il lavoro di preparazione, però il pezzo finale, quello che resta in bocca, è stampato 3D. Parliamo di un materiale plastico, che è infatti un composite con ceramica, noi lo stampiamo e praticamente in un'ora, dal momento che iniziamo, il dente è pronto per essere montato in bocca e così può rimanere lì in maniera permanente. 15 anni fa chi lo faceva il dente? Oh, anche oggi tanti si fanno chiaramente dai tecnici dentali, ma lì il processo era più lungo. Arrivi dal dentista, gli prende l'impronta, la manda al tecnico dentale, che produce un modello dentale, esatto, poi comincia a costruire con a mano cera. E lì ti prendi dei giorni, fonde la cera e fa colare il metallo. Esatto. Quindi lavora di metallurgia, poi deve mettere la polvere di ceramica, la mette a fondere, poi quella la toglie, fa freddare, la colora, la prova in bocca, non torna, rinizia da capo, esatto. Riprendi l'impronta, era storta l'impronta, per cui, non perché è scarso il tecnico. Noi invece in quel caso apri il file, modifica il file, fai un'altra stampa, esatto. Cioè parliamo da settimane, passare da settimane a ore. Ore? Minuti anche, 40 minuti? Dipende dalla geometria del pezzo, ma più o meno 40 minuti, un'ora e mezzo, dipendendo dalla altezza, dalla complessità del pezzo, la stampante va a realizzare questo pezzo. Non dormire, eh? Si sta vedendo che è l'ora della pennichella. Ok, macchinari, parliamo di Sisma per esempio, quante Sisma ci sono installate in giro? Boh, non saprei dirlo in maniera definitiva. Sono quelle che abbiamo qui in laboratorio, quei pezzoni grandi di metallo. Quelle macchine che stampano il metallo in titanio, in cromo cobalto. Sì. Costo? Dipende dalla macchina, partiamo da 200.000, arriviamo facilmente a 300.000 per l'ambito dentale, per l'ambito industriale 600-700.000 euro, dipende dalla dimensione, dalla complessità, da quello che il cliente vuole costo tra 5 anni? No, non si sa mai. 30.000? No, non penso. Scenderanno? Non penso, infatti io sono uno di quelli che dicono che la tecnologia sì, diventerà più accessibile, però non a questo ordine di magnitudine. Andrà 10-15% in giù, però porteremo più performance, più opzioni su questa macchina. Cioè per gli stessi soldi che paghi oggi, riceverai una macchina 2 volte più rapida o che è capace di lavorare con altri materiali che oggi non possiamo fare. E questa è la mia prospettiva per i prossimi 5-10 anni. Quali mestieri consiglieresti di fare a tuo figlio? A mio figlio? Di essere praticamente capace di modellare in 3D. Infatti più o meno un designer 3D, qualcuno che si intende... Quanto guadagna un designer 3D? Ma difficile da dire, dipende quanto è bravo, dipende per chi lavora. Dipende da quanto è bravo. Io se bravo lavori per la Ferrari o per la Formula 1, la McLaren, potresti guadagnare tanto. C'è inflazione in questo ambito? Ah, di... no. Non si trovano? No, infatti. Vanno formate? È alla rovescia, oggi non trovi tante persone qualificate, capaci a fare questo tipo di lavoro, quanto ne sarebbero bisogno. Ed è un mercato che sta crescendo non così, ma così. E per questa ragione, per questa scarsità di risorse, comincia ad entrare in questo ambito l'intelligenza artificiale. Bravo, esatto, volevo arrivare lì. L'intelligenza artificiale, avete visto infatti là che ci sarà una guerra, che già sta nascendo, le grosse case di produzione, capite, tutto ciò che è digitale può essere creato, un algoritmo che crea da solo le forme. Ma esiste già, praticamente parliamo di cosa si nomina come design generativo, dove praticamente un designer non fa più lavoro, come si lavora in maniera tradizionale. Un designer deve creare un pezzo, chiamiamo questo pezzo. Questo pezzo infatti si fa in un software CAD, computer aided design, e lì c'è una persona che infatti prende delle forme primarie, prende delle linee, dei piani, dei cerchi, delle sfere, cilindri. Le chiamiamo forme primarie, poi vada a combinarle, a tagliare, le fonde per ottenere questa geometria.
questa maniera quello che facciamo anche per i denti, esatto, abbiamo delle librerie di denti, creiamo poi dall'impronta una barra primaria, poi quella si fonde con la libreria di denti e si personalizza. Ma in dentale siete fortunati, ma se parliamo di automotive, parliamo di aerospaziale, la libreria non esiste, uno parte da zero. Devo dire che il design del dentale secondo me è il più avanzato, esatto, da questo punto di vista a livello di software è più ottimizzato, ma perché è quello forse che è iniziato prima a sviluppare con Serec negli anni 70, possibile, non lo so, infatti anni 90 scusami è iniziato il Serec in America. Okay. No, ma da questo punto di vista il design generativo arriva da un altro lato, se possiamo chiamarlo così. Infatti il designer dà i dati limite, cioè questo pezzo deve andare da sinistra a destra per questa distanza, deve avere questi tipi di agganci per essere capace di essere assemblato insieme ad altri pezzi, e dopo il software comincia a fare delle iterazioni e a tirare fuori delle proposte. Ti propongo questa geometria, questa geometria, questa geometria, e alla fine, secondo l'utilizzo di questo pezzo, il designer può scegliere uno o l'altro. Perché e modificarlo anche ogni tanto pochino. Serve resistenza meccanica, altra volta sembra serve qualcosa più artistico, un'altra volta qualcosa più organico. Secondo le necessità, il designer può scegliere. Però non è più il designer che fa tutti questi lavori a mano, ma l'intelligenza artificiale che li sta accanto sta generando delle proposte. Ok, dove rimarranno i designer, quindi i medici, secondo te? In quale settore rimangono? Io direi infatti che per me l'ultimo campo, ma parliamo di anni e anni, che rimarrà attivo sarà il designer, dove abbiamo le forme organiche, medicali, biomedicali, non dentali, ma delle cose che sono particolari a ogni persona. Arti, esatto. Arti, ma anche chirurgia vascolare, possibile, rigenerare, esatto, che ne so, questi tessuti e poi impiantarli, esatto, stamparli. Si sta venendo anche stampato? Sì, si lavora a questo punto anche nell'ambito di stampa bio 3D. Tessuti che stanno venendo stampati? Anche tessuti, pelle artificiale, anche organi, però non siamo a quel punto dove queste cose sono finali o funzionanti. Cioè siamo al punto dove qualcuno può replicare l'aspetto, la resistenza della pelle umana, però quella non è una pelle umana, è un pezzo di polimero che sta replicando questo pezzo. Poi si devono raggiungere altri livelli per avere dei nervi, dei muscoli, altre non cose. Prima di 5-10 anni. Quello non lo saprei dire, infatti. Non lo so, dipende, perché se tutto sta crescendo molto rapidamente. Ma chiaramente arrivare a un punto dove saremo capaci di stampare degli organi che potrebbero essere impiantati, direi un sogno. Parli bene l'italiano. Grazie. Benissimo. Un applauso, veramente. Parli bene. Bravo, complimenti. Ma l'hai studiato? No, ho lavorato per un'azienda italiana. Poi ho guardato tanta televisione quando ero piccolo. Okay. Per quelli che penso che la televisione fa solo del male. Meno male. E invece nell'ambito quindi dei designer, quindi a livello mondiale, rimarranno questo manipolo di cani sciolti che fanno le cose migliori? Io direi quelli che sono molto bravi rimarranno sempre. Ora non riescono a prendersi di nessuno questi. No, perché quelli lì saranno capaci a fare le cose che gli altri non possono fare, o l'intelligenza artificiale non è arrivata ancora al punto di dare un risultato valido. Però per un ambito di 5-10 anni per me è una direzione molto, molto sicura per svilupparsi. Mm-hmm, esatto. Noi stiamo facendo degli esperimenti, stiamo costruendo il primo gruppo a livello mondiale di designer top 5% del dentale, però. Sì. E questi sono sparsi, vi dicevo, un po' per tutto il mondo. E con loro che facciamo? Facciamo la digitalizzazione del paziente qua, lo scannerizziamo qua, mandiamo in cloud le impronte e loro dalle altre parti del mondo ci mandano indietro il progetto dei denti finiti. Noi qua modifichiamo, stampiamo e montiamo in bocca. Esatto. Qual è il vantaggio di tutto questo? Praticamente che abbiamo accesso a delle risorse non locali. Per esempio, se hai un fornitore locale che strapieno di lavoro non ti può fare qualcosa in maniera rapida, lo mandi qualcuno per esempio in India o negli Stati Uniti, in Messico, lo mandi in maniera istantanea. Anche perché penso che vorrebbero vivere a Chisinau loro, preferiscono lavorare dalla spiaggia, da Miami, ti fanno il progetto e te lo mandano. Esatto. Puoi avere il modo tradizionale di lavorare, visitare delle aziende, essere lì fisicamente presente per discutere su un progetto, pian pianino sparirà dal mio punto di vista, perché arrivano dei tool dove puoi fare un sharing online anche in realtà virtuale. Non sa cos'è un sharing online lui. Mica ce l'ho io, no,
Cosa voglio dire? Delle soluzioni. Una condivisione vuol dire con un'altra persona che non è lì. Per esempio, io faccio vedere un filmato su mio computer, però lo potete vedere dall'Italia, un altro lo può vedere dall'India, dagli Stati Uniti. E possono collaborare. Esatto, anche modificare un pezzo live, cioè quando lo guardiamo 3 o 4, uno dice qui vorrei farlo così, e lo modifica, l'altro lo già vede live, cioè... O uno sviluppa per esempio gli impianti in titanio, l'altro sviluppa il denti sopra, esatto. Uno è specializzato nello scheletro, uno è specializzato nella riproduzione dei tessuti molli. Cioè, la collaborazione è molto fluida, molto più rapida, non serve più avere dei pezzi che mandiamo 3, 4, 5 giorni in Stati Uniti, qualcuno li verifica, se questo non mi piace, fai questa modifica, 3, 4, 5 giorni per arrivare di nuovo da noi. Cioè, tutto molto più rapido, molto più fluido. E infatti... E aggiungere che sta già succedendo. No, questo già sta succedendo in tanti settori. Qua di fianco andate 3D Smart Dent, noi stiamo già facendo queste collaborazioni. Esatto. E se andate a vedere poi questo filmato e vi ho fatto vedere, praticamente è il gruppo Facebook Exocad Top 5%, creato da noi, che ha messo insieme tutti i migliori designer a livello mondiale. Tra poco, tra qualche mese, inizia il contest, dove tutti i pazienti che noi sviluppiamo qua verranno visti a livello mondiale, quello che è la potenzialità della telemedicina, e quello aprirà la mente a tutti quelli che sono del dentale nel settore di quello che può essere la miglioria dei piani di trattamento che si può ottenere. Un altro vantaggio strutturale di queste tecnologie dell'integrazione via internet è il fatto che tante volte per fare assistenza qualcuno deve portare il suo prodotto da qualcuno, o qualcuno deve arrivare fisicamente in casa o in locazione per fare qualcosa. Oggi con i tool di remote assistance ci possiamo collegare a una macchina, a un prodotto, al suo TV, se vogliamo. Io mi posso collegare, se ho i dettagli specifici, da qui al suo TV in Italia, e lì possiamo cambiare dei software, possiamo aggiornarli, fare delle modifiche se il prodotto non va. E infatti vi faccio vedere la camera, vedete che lui l'ha chiusa, ok? Sì. Perché sennò qualcuno si può connettere alla tua camera e vedere, entrarti dentro casa. Lì parliamo di sicurezza digitale, dopo, e ognuno che sta utilizzando un computer dovrebbe avere delle minime conoscenze come proteggersi i dati. Ci metto lo scotch. Però c'è questa che ne ha due di telecamera. Esatto. Una dietro e una avanti. Poi io direi da un altro punto, dato che stiamo utilizzando questi telefonini, mettiamo le nostre impronte qui dentro. Hanno preso. Già le date sono disponibili in cloud. Chi ha preso l'aereo per venire qua? Tutti. Esatto. Quando è l'ultima volta che vi hanno fatto una fotografia in aeroporto? Col passaporto elettronico. Quello serve ad aggiornare la banca dati, perché loro quando facevano le carte identità, quelle venivano rinnovate ogni 5 anni, perché che senso ha che scade una carta identità? Per rifare la fotografia, banca dati. Ora invece con i dati biometrici che vengono aggiornati, o con Big Data, con i lettori di impronte digitali, o soprattutto i nuovi iPhone 10 che hanno il riconoscitore facciale 3D, oppure per chi non c'ha l'iPhone negli aeroporti, dove prima o poi tutti passano. Allora lì c'è la telecamerina che passa e ti riscannerizza e aggiorna la banca dati. Non è una la fotocamera, se ci fate caso sono più fotocamere, vi fanno una scansione 3D del viso. Sì, siete stati scannerizzati in 3D in quel momento. Certo. Le telecamere, già Facebook riesce con una sola fotocamera, una fotografia, associare con i tag ai visi delle persone, ok? Quindi in automatico l'intelligenza artificiale riconosce, basta anche solo una telecamera non ad alta risoluzione, che con un buon 98% riesce a connettere quella fotografia con i dati della persona. Okay. Bene. Sì. Bene, io ti ringrazio per essere venuto qua. No, aspetta, finirei. oggi stiamo vedendo invece macchine per fare cosa? Oggi per fare dei clear aligner. Clear, che so? Facci vedere. Sono apri. Dammi un secondo, dovrei avere lì qualche pezzo. Questo è interessantissimo perché ci permette di allineare i denti senza essere presenti. E sono praticamente delle mascherine che raddrizzano la dentatura. Vediamo. Questa è per esempio una stampata di due materiali. In realtà quei materiali non sono mai stati assemblati. Andiamo avanti, togliamo l'audio, casomai andiamo avanti. Questa è Stratasys. Esatto. La compagnia più grande al mondo del 3D printing.
E infatti qui vedrete come una tecnologia digitale può fare dare una mano industriale che stampano, esatto. Vedete i denti, e su quella è la dentatura, esatto, e su queste cose vengono poi termoformate dei materiali particolari biocompatibili, come un guanto trasparente rigido, esatto. Che sta sui denti, poi dal modellino io tolgo quel guanto trasparente e lo posso mettere sui denti del paziente, ecco lì. Questo guanto qua trasparente rigido, che chiamiamo mascherina, quella trasparente, ok, non guardate i modellini gialli, solo quel pezzo trasparente, eccolo in qua. Realtà è un pochino diverso dai denti. Quando io lo metto sui denti, quello va da qualche parte a tirare, come un elastico. Sì. Quello che ottengo è che sposto i denti. Quindi io, come la pellicola di un film, posso creare tanti modellini, ogni modellino è un po' diverso dall'altro, no? C'ho tanti fotogrammi. Ogni fotogramma stampo un guanto di questi trasparenti, ogni 2 settimane cambio il guanto, questa sequenza di cambio delle mascherine sposta i denti. In tutto questo il dentista è scomparso. Cioè al punto dei famosi ferretti. Bravo. Il dentista scompare qua, rimangono chi? I designer, che i denti storti hanno i denti perfetti, l'algoritmo calcola gli spostamenti per arrivare alla dentatura perfetta e le mascherine trasferiscono in fisico quello che è lo spostamento virtuale. Ok, più la porto la mascherina più veloce si allineano. Io queste cose le facevo 8 anni fa, okay, quando lavoravo, vivevo a Roma, ce ne ho fatti tantissimi di questi. Quindi stiamo parlando di una tecnologia che è iniziata 20 anni fa, okay, per quello il dentale è molto più avanti, perché attorno al dentale giravano tanti soldi. Là dove ci sono i soldi ci sono molti investimenti in sviluppo e ricerca. Ed è uno dei settori di massa, l'odontoiatria, dove c'è stato tantissimo sviluppo e ricerca in ambito virtuale e digitale. Questa qui è telemedicina, perché l'impronta la faceva a Roma, caricavo fotografie, le impronte le spedivo in America. In America scannerizzavano e mandavano ai designer che si trovavano mandava ad Amsterdam. Amsterdam scannerizzava e mandava i file in Costa Rica e Messico. Lì c'erano squadre di, voi immaginate, 3.000 persone col computer che da mattina a sera spostano denti. Inviavano poi alla Costa Rica, il centro produzione, tutti i modellini che venivano passati da digitale a fisico, quindi facevano questi modellini fisici. E che macchine usano? Stratasys. Ok, Stratasys. E su questi facevano i modellini, le trasparenti, che poi spedivano in America. Insomma, in 2 settimane mi arrivavano le mascherine che io mettevo in bocca al paziente. Anzi, davo al paziente e lo rivedevo dopo 6 mesi, un anno, con i denti dritti. Ok. La differenza è che questa roba Invisa me la faceva pagare sui 1.900 euro. Invece io ho fatto il calcolo, il costo di produzione su 100 euro di tutta questo piano di trattamento. Parliamo di materia prima praticamente. Può essere abbassato di 20 volte il costo di questa roba, di 20 volte. Significa che un trattamento ortodontico può essere fatto a 300 euro. Un trattamento ortodontico che prima veniva fatto a, quante in Italia, 1.800 euro o 150 euro al mese più o meno, quelli sui costi in Italia, ok, 150, 200, anche 3.000, in su, 3.000, ok, 3.000, sono quelli i costi. E quindi capite che la tecnologia abbassa i costi. Sì, anche se semplifica la domanda è, il dentista abbasserà i costi? Mai. Okay. Ma vedono sbilanciati quei prezzi, le ha sparato uno i prezzi. No, ma mi sa che abbiamo tutto registrato. Abbiamo un dentista in casa, no? No, no, nessuno. Non so se è ancora un dentista. Io sono fatto fisica, non sono dentista per quello. Questo è fondamentale perché capite che se i prezzi si abbassano e si ha un accentramento a livello globale della produzione di certi servizi, il mercato viene sconvolto. Significa che, come io tolgo da questa stanza 9 sedie, qualcuno resta in piedi, capito? Qualcuno non si siede. E se tu non hai capito che io sto per togliere 9 sedie dalla stanza, quello che resta in piedi sei tu. O se anche puoi rimanere anche sulla terra, se non ti alzi, okay, abbastanza in fretta. Poi quello che perde il lavoro dirà c'è crisi, non è crisi.
Nuova trasformazione, infatti. Trasformazione, ok. È come è una rivoluzione industriale. Quella della che stiamo assistendo oggi è una rivoluzione industriale che sta spazzando una serie di mestieri, ma ne sta facendo nascere degli altri, abbiamo visto. Oggi i primi mestieri più pagati al mondo, 7 anni fa, non esistevano. Non esistevano, capite quanto è veloce e rapido il cambiamento. Sì. Noi ci occupiamo chiaramente di cambiamento biomedico, ma la stampa 3D sta facendo sparire i costruttori di case, i costruttori che ne so di infissi, farà costruire tutto quello che era manuale, produzione manuale, verrà spazzato via praticamente. O comunque centralizzato in pochi centri di produzione, rimangono praticamente la riparazione, la vendita, quindi assistenza vendita rimangono, sì. Il designing di tutto ciò che è produzione di oggetti. Okay. Non parliamo chiaramente di servizi. I servizi sta avvenendo lo stesso con la delocalizzazione, per esempio il turismo medico è uno di quegli esempi. Non è che ci sono meno pazienti in Europa, è che si vanno a curare in pochi centri. Okay. Ci sono pochi centri che stanno raccogliendo e sono quelli che stanno adottando certe tecnologie, stratagemmi che riescono a battere i costi fondamentalmente e a ottenere poi con delle questioni di investimenti, delle tecnologie che sono anche più concorrenziali, cioè più innovative, più competitive. Quindi uno fa due conti, c'hanno tutti internet, fa una ricerca e dice qua prendo la Dacia con 10.000, qua prendo la BMW con 10.000, 2 ore d'aereo, prendo l'aereo, vado, mi prendo la Dacia e me la porto, la BMW e mi faccio 30 ore di macchina, ma c'ho una BMW. Capito? Quello che sta succedendo non solo nel settore odontoiatrico. Acibadem ci ha contattati 2 mesi fa, tu li conosci Acibadem? Sono... Sì, Sadiki, una clinica grandissima in Turchia. In Turchia ci sono solo lì 17 ospedali, ci hanno privati. Clinica, sì. Loro sono specializzati per esempio nella oncologia. Okay. Hanno provato a fare anche dentale, però hanno preso bastonate. Perché io gli ho spiegato, guardate lì in Turchia quanto costa un impianto dentale? 1000 euro. Ho detto sì, ma qua in Moldavia sono 350-500, quello top di gamma. Come puoi fare, se mancano dei fondamentali, è come dire voglio fare una fabbrica che ha qualcosa che attira le persone perché è concorrenziale, come prezzo la apro in Italia, 50% di tasse, è un fondamentale quello. L'Italia non è neanche da considerare. Loro si occupano però di altri trattamenti, quindi quelli oncologici, cicli di chemioterapia che costano tantissimo se non hai accesso al sistema sanitario. Trapianti, ma quello no, non è concorrenziale lì, la Turchia, perché tieni conto che il trapianto di capelli costa 2.000 euro, okay? Lì stiamo parlando di trattamenti che costano 100-200.000 euro, l'oncologia. E più c'è anche tutta la chirurgia, non è solo la cura chemioterapica di mantenimento. Lì pagano le assicurazioni, questi Acibadem sono diventati i primi che hanno capito dove andava il mondo e hanno fatto grossi investimenti in Asia, nella zona appunto del Medio Oriente, e sono giganti, un colosso a livello del turismo medico. Per dire che il mondo si sta centralizzando, okay? Non è che... c'è crisi. Chi vi dice crisi è perché non vi vuole spiegare la rivoluzione industriale. Okay. C'è una rivoluzione industriale che viene chiamata per la massa crisi, ma in realtà non è crisi. Semplicemente tecnologia significa fare molto con poco. Sì. Le cose stanno cambiando fondamentalmente, in maniera fondamentale, scusatemi. E infatti abbiamo una scelta di cambiare o di non cambiare. Se cambiamo, per me tutti saremo a posto, perché sì, però la domanda l'intervento del dentista umano abbasserà il prezzo? La domanda del dentista abbasserà il prezzo? Nel senso, lavoreremo di più in futuro o lavorerà meno l'uomo? Io direi che lavorerà meno, dal mio punto di vista. Sono un po' più pessimista. Sì, lavorerà meno su praticamente cose dentistiche, lavorerà di più su know-how, su software, su pianificazione virtuale, su altre cose. Cioè, il suo lavoro di oggi forse sarà meno, ma a livello di know-how, a livello di capacità... Cioè, io volevo dire che c'è una connessione diretta tra i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Una parte imputabile a questa rivoluzione. Nel senso che i ricchi, no, se hanno un vantaggio, sì, non è che abbassano i prezzi per il popolo. No. Ok. Ma fanno più margine, quel più margine significa, sì, più zeri in banca, e quindi i ricchi diventano più ricchi.
Quindi la risposta e la domanda, a base erano i prezzi, la risposta è il mondo reale, nel senso che il divario sta aumentando. Io direi. Perché i prezzi si abbassano nel mercato concorrenziale. Se abbiamo concorrenza si abbasseranno, se no... Basta fare una legge dove tu vieti oltre il 20% di margine di profitto. Lì allora si ridistribuisce tutto il reddito nel mondo. E forse quella legge lì la faranno 4.000 dopo Cristo, forse. La faranno. Se uno può fare margine invece che di 20, 80, sì. Farà margine 80, ma non abbassa il prezzo. La stessa cosa è fatta con il petrolio. La tecnologia sta venendo sviluppata per fare più profitto. Capisci? Chi sta a lavoro? Le grandi case farmaceutiche, le grandi case industriali, la verità è che sviluppano, fanno ricerca per creare più profitto. Poi certo c'è un vantaggio nel senso che aumenta la tecnologia, però se tu ci pensi l'apparecchio dovresti pagare a parità di costo più 20%, non 3.000 euro, però è cambiata la tecnologia in 2 anni, in 3 anni che ti ha abbassato di 20 volte i costi. E qua chiudiamo la lezione di oggi, cioè volevo far riflettere nel senso questo è quello che sta avvenendo, lo scopo di questa lezione è aprite la mente quando poi tornerete a casa e quando vedrete di nuovo il vostro bel mondo costoso, anche la mia Italia bella costosa, ricordatevi che in realtà è tutto pompato, okay? Tutto pompato quando si potrebbe lavorare 6 volte meno al giorno per avere le stesse cose. Magari comunque 6 volte però per poter avere... 6 volte di più. Distribuito di più. Ho distribuito di più. Perché se io mi prendo una birra qua giù a Pizza Mania, quanto la pago? 80 centesimi. Non lo so. La stessa Coca-Cola, per esempio, sì. La pago 80 centesimi, vado lì, stazione Termini, me la sparano a 3 euro, è sempre quella. Ho pacchetto di sigarette, un euro, quanto è qua ora il pacchetto di sigarette? 20 lei, 30 lei, che so, 1,50 euro, 50, vai in Italia e subito ti sparano 5 euro. 5 euro. 20. O il parrucchiere qua 3 euro, 4 euro, in 15. Italia 15. 20 euro. In Italia 60. Se parliamo di dollari, sale. Ok, quindi in realtà io quando torno, che vado in Europa, è per me costoso lì, non è che quando invece chi vive lì dice qua è economico. È che qua per motivi storici l'est Europa non si fa mai più del 15-20% di margine, è tutta una questione di margine. Invece in Italia quando sono arrivati i soldi dopo la seconda guerra mondiale tutti si ritrovavano quei soldi e lì i professionisti, l'idraulico 5 euro al pezzo, quanto è? 60 euro oppure 5.000 lire, 60.000 lire. Non c'è mai stata una legge che ha proibito il ricarico, okay? Ma uno poteva ricaricare quello che voleva e questo ha portato il mondo a essere tutto più costoso. Quindi il futuro io vedo che una grossa minaccia per il mondo è proprio quella che dicevamo, l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale farà scomparire un sacco di mestieri, farà arricchire sempre di più pochi, ma la massa comunque pagherà le cose sempre allo stesso prezzo, non è che abbasseranno i prezzi, se li abbasseranno un pochino per dire che stanno facendo politica di abbassamento prezzi, ma questo aumenterà ancora di più il divario. I soldi sono energia, l'energia è potere, quindi significa avere sempre più potere di decidere il tuo futuro. Anche perché è dura mantenere il ricco che diventa sempre più ricco. La rivolta però non ci sarà, io penso. Non penso che ci sarà una rivolta. È una rivoluzione, quindi per spiegarvi quello che noi stiamo facendo, e mi vedete poco per questo motivo, io mi sto occupando di sviluppo e ricerca. Sto sviluppando e ricercando, sto sempre in giro, mi vedete in giro perché sto facendo le connessioni, ho creato le connessioni dei designer, ora di nuovo dovevo partire già da maggio ma ho dovuto posticipare forse all'estate o dopo l'estate i miei viaggi in giro per il mondo, dove riceveremo i file, e facciamo il progetto e li mandiamo qua ai colleghi che sono a Chisinau e facciamo vedere quello che si può fare, le potenzialità. Sì. Tu ci sarai? Come no. Sono già qua? Avete le nostre macchine? Sì, già? Sì, forza, tutte le case produttrici gli piace come noi filmiamo, facciamo vedere al mondo quello che stiamo facendo e ci vogliono mandare un sacco di macchinari qua da testare gratis, ce li mandano. Ci hanno detto fateli vedere nel mondo, voi che siete in grado di farli vedere, noi ci mettiamo la tecnologia, ci mandano tecnici, ci mandano... E quindi si abbassa ulteriormente il prezzo? No! No! C'è
C'è una bella startup, okay, che stiamo facendo. Noi abbiamo detto che i designer non esistono, i designer ci sono in giro nel mondo e li portiamo tutti qua per formare i nuovi designer del futuro, okay, dalla scuola. Abbiamo già preparato i contatti, faremo gli open day dove arrivano qua da Chisinau e gli faremo stampare dentiere gratis intanto per tutta la Moldavia, se non ci sparano gli altri dentisti. Faremo una grossa parte di volontariato e far vedere quello che dovrebbe essere fatto. Okay? Che se tu come dire, crei un ecosistema dove pareggi quasi il costo di produzione, poi vengono e ti sparano. Prima o poi ci spareranno. Guarda, se noi mandiamo a costo quasi di pareggio la produzione e facciamo un ecosistema che siamo pericolosi. Siamo veramente pericolosi. Io voglio ancora fare il margine. Lo devo guarda, perché tu sei ancora dei nostri. Sei ancora dei nostri. L'importante è mandare avanti gli altri, così puoi sparare una pallottola nell'acqua, ma quella si richiude, è liquida, ok? L'importante è che nasce la cultura. Poi la cultura, questa viene sparsa nel web e si inizia a contagiare la massa e far capire che come dovrebbe essere la vera rivoluzione. A vantaggio dell'uomo, non il vantaggio non deve essere una batteria, l'uomo è una batteria. Che ti rubano la cosa più preziosa che c'è, il tempo, ti rubano. Okay. Per comunque i ricchi ti permetteranno di fare questo, perché più gente avrà i denti, più gente mangia. Puoi soltanto eliminare, diciamo, un settore, però ne crei un altro parallelo, quindi praticamente. Tu pensa, se tutto quello che c'hai attorno a casa, domani ti dicono, guarda, lo potresti avere 20 volte in meno il costo. Ne comprerai 3 volte di più. E come tutti, è successo questo in passato, per quello hanno reso la canapa illegale. Okay. Chi era quello che produceva petrolio in America, che era andato, questo personaggio Tesla, anche guardate, c'è l'energia gratuita, perpetua, morto Tesla. L'hanno visto, sì, funziona, mi conviene, no, mi conviene vendere petrolio. Quindi so già, la storia già ci insegna che qualcuno la finisce sparato.